Benvenuto alla manifestazione che unisce le celebrazioni del 90° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Mati a quelle per il 4° raduno dei gruppi dell'ottava zona. A voi tutti, intervenuti in questa limpida giornata, giunga il saluto mio personale di tutti gli alpini del gruppo e più sentiti ringraziamenti per la vostra gradita presenza che offre un degno contorno all'odierna manifestazione. Un pensiero innanzitutto va rivolto a quegli alpini in congedo che 90 anni fa, nel dicembre 1928, animati da solidarietà e fraterna amicizia, sulle ali dell'entusiasmo per aver partecipato al 9° convegno congresso nazionale, tenutosi per la prima volta a Torino nel settembre dello stesso anno, costituirono il 39° gruppo della sezione ANA di Torino, il gruppo Alpini Mati. Non vanno dimenticati, così come vanno ricordati quegli altri soci che ebbero la voglia e la forza di rifondare il gruppo nel 1955 e tutti i soci del gruppo e i capigruppo che mi hanno preceduto, purtroppo già nel paradiso di Cantore, che si sono prodigati perché il gruppo continuasse ad esistere. Oggi è come se tutti fossero qui con noi a festeggiare. Quest'anno ricorre il centenario della fine della Grande Guerra e ieri, 2 giugno, abbiamo festeggiato l'anniversario della nascita della nostra bella Repubblica. È pertanto doveroso ricordare e onorare non solo i nostri caduti alpini, ma in senso lato i reduci e i combattenti di tutte le guerre che hanno messo in gioco la loro vita per vedere sventolare il tricolore, simbolo di libertà e di democrazia, che abbiamo il dovere di difendere con tenacia ed impegno, ricordandolo a chi, con troppa facilità, gioca a smontare le istituzioni e a coloro che all'interno delle istituzioni medesime eccedono in vane litigiosità per fini di parte o per mere dimostrazioni di potere. La cerimonia di oggi è stata possibile grazie alla volontà e alla collaborazione di molti. L'amministrazione comunale, nella persona del commissario prefettizio dottoressa Silvana Maria Elena Colviello e dei responsabili delle aree amministrativa, tecniche e custodia e vigilanza, i cerimonieri sezionali Luigi Defendini e Bruno Marietta, in veste anche di delegato dell'ottava zona, i soci del gruppo, gli amici o i semplici simpatizzanti che, con impegno e buona volontà, nel rispetto della tradizione, mi hanno generosamente sostenuto e appoggiato e mi sono stati vicini. Sottolineo la disponibilità e la collaborazione per dare una degna cornice a questo 90° anniversario di fondazione dei commercianti che hanno addobbato le loro vetrine con i simboli degli alpini, delle insegnanti della scuola primaria che hanno profuso tempo e impegno per abbellire il plesso e il monumento ai partigiani coinvolgendo i loro alunni, di chi ha pubblicizzato questo evento sui giornali o inserendo la foto della nostra sede e i loro auguri per il nostro 90° sui social network. Un plauso alla fanfara sezionale Montenero e alla filarmonica principessa Yolanda che hanno lietato con le loro note la sfilata. Ringrazio ancora per la loro partecipazione il presidente della sezione del Sudafrica Tullio Ferro, i gagliardetti dei gruppi alpini, gli stendardi delle associazioni e chi ha portato nella sfilata una delle prestigiose bandiere che facevano parte dell'Army del 1942 e che quindi è ritornata tra noi in seguito alla ritirata dalla Russia. Thank you.
giusto. Da lì poi ho